Salve a tutti i guardiani, qui Giuseppe Signorello che vi parla e benvenuti qui oggi ad un nuovissimo video in cui sarò io a occuparmi delle news della settimana. Come vi avevo già annunciato Elite Gaming settimana scorsa, questa settimana e per altre a seguire non potrà essere lui a occuparsene. Quindi noi The Tower saremo ben felici di sostituirlo. Di cosa si è parlato in Destiny questa settimana? Beh, pochi contenuti, scegliete voi se reputarli buoni o poco interessanti. Prima di tutto, Bungie ha dichiarato che le emote probabilmente in seguito avranno un'altra utilità. Non si è detto esattamente cosa, ma si sa solo che ci stanno lavorando. Personalmente posso ipotizzare solo un sistema di comunicazione, come ad esempio un aiuto per attività PvE o PvP, in cui il nostro guardiano imita quello che vogliamo fare, ad esempio se vogliamo fare Oryx, insomma imitiamo magari Oryx, se vogliamo fare PvP magari mettiamo uno che spara, insomma sto facendo esempi banalissimi ma che potrebbero regalarci un sistema più semplice di comunicazione, perché insomma scrivere sempre una chat di testo non sempre è conveniente, o mandare messaggi vocali, anche questi non è che convenga sempre farli. Sempre questa settimana Bungie ha rilasciato un nuovo contest relativo all'attività della corsa con gli astronauti. Questo si chiama SRL Film Festival e consiste nel far realizzare alla propria community un filmato che trae queste tematiche sempre a tema SRL. Prima di tutto una battaglia tra gli astori, come ad esempio che ne so, voi che mandate fuori pista un avversario in un modo sbalorditivo, lo filmate e lo inviate a Bungie. Stessa cosa se magari fate un trick pazzesco, quindi se fate un'acrobazia particolare, o un caso in cui decidiate di prendere il vostro astore e trattarlo come se fosse il top del top, insomma far sì che il vostro astore sia il centro di una pubblicità, il centro di uno spot. Questi contenuti dovrebbero essere mandati nella pagina creazioni su Bungie.net e se vincete, se il vostro contenuto sarà abbastanza votato e se Bungie lo sceglierà, potresti vincere una PS4 edizione limitata Destiny Re dei Corrotti, un modellino 3D della Store, una skin per controller PS4 a tema SRL o una maglietta che trae il medesimo tema, una strana moneta della Collector Edition del Re dei Corrotti, un poster di Destiny con le firme degli sviluppatori della SRL, oppure un emblema del filmato della settimana. Questo contest dura fino al 22 dicembre, quindi affrettatevi. Mentre vi ricordo, e sicuramente lo saprete già, che la corsa con gli astori, quindi l'evento SRL, durerà fino al 29 dicembre, data in cui tra l'altro vedremo arrivare di nuovo lo Stintardo di Ferro, dato che questo mese è rimasto un po' inattivo per motivo appunto della SRL. Quando Lord Saladin tornerà di nuovo in torre verso le 19 del 29 dicembre, troveremo nel suo inventario fucile automatico, fucile a pompa che non sarà come il menzogno di Felwinter ma anzi sarà l'opposto, le armature che saranno casco, corazza di classe e gambe, e poi per la prima volta delle armature esclusive PlayStation. Non è chiaro se queste armature saranno esclusive permanenti, se solo fino a autunno 2016 o se solo per questa edizione dello standard. Non è stato dichiarato apertamente cosa. Inoltre c'è stato dichiarato che al grado 2 riusciremo a droppare gli elmi nello standard di ferro. Al grado 3 dropperemo corazze di classe e fucile automatico, mentre al grado 4 fucili a pompa. Non sembra esserci quindi un drop per il grado 5. E infine, questo evento, questo standard di ferro, sarà di nuovo su controllo, non quindi su scontro come è stato quello precedente. Qualcuno di voi sarà felice, io personalmente preferisco di più scontro perché hanno più immediate le partite e nel complesso vi erano meno super. Però, dato che c'è stato alcuni nef alla super del titano spezzatore specialmente, quindi vedremo se sarà adesso un po' più appetibile con modalità. Quindi ragazzi, per oggi questo è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto invitate a lasciare un bel feedback e noi ci sentiamo ad un prossimo video. Ciao ciao! Squadra avversaria eliminata. Un'altra battaglia.